Quest'oggi siamo pronti a finire il gioco di Ita. Abbiamo letto un bel po' di commenti, un bel po' di consigli, c'era suggerito qualcosina, come ad esempio la carne da dare al topo, Sono che era super mega disperata! ovvio, però in quel momento eravamo disperati lì salvando la tizia e c'è Io ho sfuggita. riguardato il nostro video, stavo piangendo, ho detto: ma come abbiamo fatto a non vederla? Era lì, Steph, sotto i nostri occhi e non l'abbiamo vista. Terribile! Lo sai che siamo scarsi, lo sapete benissimo. Prima di iniziare, però, vi voglio parlare di un gioco davvero interessante che ho provato in questo periodo che si chiama War Robots ed è un gioco molto adatto a fare, dato che ci Ah, sono. davvero? Pensa a dei robotoni giganteschi che sparano missili. Ma allora è È il perfetto gioco per me, perfetto Steph, è per te. bellissimo, voglio provarlo Esattamente, subito! infatti War Robots è un gioco multiplayer tattico, PvP ovviamente, dove si combatte a squadre 6 contro 6 con una grafica 3D. È davvero bello perché fai esplodere tutto, è un gioco molto strategico, quindi bisogna sia usare la strategia sia far, diciamo, esplodere gli avversari, quindi combina un po' me e te, che è una Esatto, cosa quindi super è la combo divertente. perfetta di noi due, E Steph. ovviamente l'obiettivo è o distruggi tutti gli avversari oppure conquisti tutte le basi. Puoi giocare con i tuoi amici, puoi giocare con tutti i milioni di giocatori che ci sono in questo gioco super famoso e si possono creare ovviamente anche i clan per collaborare con gli altri. Bene, mi raccomando, nel gioco seguimi, che sennò tu vai dritta per dritta e ti fanno esplodere. Uno contro sei non puoi vincere anche se ci E sono i chi lo missili. dice, Steph? E chi lo Per la logica, dice? ok? Un'altra cosa molto interessante è che se scaricate il gioco con il nostro codice, che trovate ovviamente in descrizione, avrete subito un pacchetto bonus che include 100 di oro, 400.000 di argento, il boa robot compreso di una skin unica e un set completo di armi. In poche Ma parole, Steph, questo boa robot è bellissimo! Io lo voglio subito, me lo vado a scaricare cioè, tu pure usi quello e devasti io. tutti, cioè a me Sì. dispiace per i giocatori che poi incontri perché è troppo forte. In altre fere ci sono più di 50 tipi di robot tra cui puoi scegliere, ovviamente c'è che è il tuo stile, puoi scegliere quelli un pochettino più resistenti, quelli che fanno esplodere di più la gente, quelli che fanno più danni. Ci sono un sacco di armi che si possono combinare in base al tuo stile di gioco, 20 differenti tipi di piloti con abilità uniche per controllare il tuo robot, insomma puoi combinare un sacco di cose e puoi Puoi averne per tutti creare i il tuo gusti. robot perfetto, insomma. Esattamente, poi ci sono tantissime skin che a te piacciono un sacco e Mi ne shoppi un piacciono sacco, sempre. tantissime mappe e modalità di gioco per poter provare il gioco in tanti modi diversi e ci sono un sacco di aggiornamenti. In più il gioco è completamente Che italiano, questo è quindi è bellissimo. super comodo perché lo sappiamo benissimo che in Italia con l'inglese abbiamo qualche problemino. In ogni caso in descrizione trovate il link, scaricatelo se vi può interessare, trovate anche ovviamente il nostro codice che può essere super mega utile per spaccare la faccia a tutti e niente, direi di iniziare con il video. Ci siamo, abbiamo dovuto rigiocare tutto il gioco perché abbiamo scoperto che non ci sono i salvataggi se chiudi, quindi abbiamo rifatto tutto. In questo momento l'unica cosa che ci manca è la questione delle candele, giusto Fere? Esatto, abbiamo i fiammiferi, ce li abbiamo già, dobbiamo riandare nella Aspetta. stanza delle candele. Perché hai fatto questo? Eccoci qua, comunque lo stiamo facendo in questo esatto momento, quindi non c'è bisogno neanche di spiegare, Steffo. Guardate, uno, poi Non mattoni. abbiamo il martello, però. Non l'abbiamo mai trovato, neanche la volta scorsa, Steff. Dobbiamo fare comunque un sacco di cose. Dobbiamo anche tornare in quella stanza dove poi erano apparse tutte quelle braccia e quegli occhi, ti ricordi? Parlare col quadro che appunto ti chiede il ragno, ti chiede il topo e così via. Il ragno sta in quella stanza, ma quella stanza non è questa di mattoni? Non lo so. Secondo me sì. O Io non ho no? la... Il ragno ce l'abbiamo. Adesso ci facciamo il topo. Esatto, quindi mettili la carne e mi sa le pillole per farla addormentare, giusto? I Esatto. sonniferi. Quindi facciamo così. Poi facciamo così. Forza che poi arriva il topo! Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua! Lui mangia. Che bellino. Si Steso, addormenta vabbè, e che abbiamo il perfetto. topolino. Quindi a questo punto ci serve avere tutto. Secondo me, Fer, avevamo. Servivano fiammiferi, ragno e topo, quindi ci siamo, ma non abbiamo ancora ritrovato la stanza. La stanza, secondo me, è quella Ah no, era lì. quella con le travi, mi pare. Quella dove dovevi buttare giù col piede di porco, che anche questo non l'abbiamo rifatto. Scusate ragazzi, magari per l'inizio un po' confusionario, però avendo rifatto tutto e avendo 2000 informazioni in testa, qualcosina te la dimentichi, vedi? E non riesci più neanche a parlare. Questo è quello che mi succede. Altra cosa, nel frattempo abbiamo anche trovato le batterie, che abbiamo messo nella radio, ma poi abbiamo notato che poco tempo dopo ti richiede le stesse batterie. No, Quindi non so... mi hai distratto. Scusa, E Steph, se mi dobbiamo squilli. parlare. Così Lo è. so, Steph, ma se non spieghi nulla. Così. Vabbè, siamo allo stesso punto in cui eravamo prima, con 2 giorni Avevamo 2 restanti. giorni la scorsa Sì, mi volta. sa proprio di sì, quindi Ne almeno avevamo adesso tre. siamo allo stesso identico punto.
Allora, dai, faccio concentrare Steph, forza. No, non mi ricordo dov'è la stanza con... Con le travi. Quella chiusa. Ah, figurati, neanche te lo chiedo. Al piano di sotto, comunque. Davvero, credo pure. Al piano pure. Di sopra. Con che coraggio, che al piano vuoi? Di sotto. Mamma mia. Non prendertela con me, Steph. Questa casa cambia sempre. No, è sempre uguale. No, non è sempre uguale. Beh, si sono cambiati tutti gli oggetti. Harry erano Potter. Tutte stanze diverse, quindi magari cambiano. Eccola qui. Quindi adesso penso che possiamo completare. Era questa? Sì, vedi, era questa, giusto? Quindi? Parliamo con lei. La notte. Che avevamo già letto. Compare l'altarino. Candelina. Non mi fa premere l'inventario. Spostati, perché così ti leva la scritta, credo. One, poi... Finalmente ci liberemo di sto ragno schifoso. Two. Vedi? Perché con quella scritta ti devi spostare, la visuale. Anche tu sei poco intelligente. Vediamo cosa succede. Tu sei poco questo non l'abbiamo visto. Oh. Tutto sta per finire. Ma questo è il poliziotto. Siamo noi. Già, spero che il clown mantenga la sua promessa. Mi manca la mia famiglia. C'è intrappolato. Stanno guardando insieme al coso. No, è il poliziotto più la tipa. Anch'io, mia figlia mi sta aspettando a casa. Le comprerò una bellissima bambola quando tornerò da lei con la bambola a fianco. Sarebbe un peccato sprecarla. Potresti anche prendere questa bambola. No, non prenderla. Mi prendi in giro? Beh, voi siete a fianco a quella tipa a guardare a me che faccio le cose invece che tornare a casa. Ma gente strana. Ok. Allora, questa signoria ci ha promesso però di aiutarci. Ci avrà aperto le porte. Dici? Sì. Per scappare? No. Quella chiusa. Ah, giusto, ne era rimasta una chiusa. Qui. Più avanti. Non qua, ma qui. Guarda. Spero che sei caduta inciampata. Dimmi che mi ha aperto questa. Devo trovare la chiave, quindi niente, Steph. Mi sa che non è servita. Ah, devo trovare un'utilità a quella tizia. Evidentemente è utile per un altro momento del gioco, Steph. Ci mancano due chiavi. E il martello. E il martello. Tanta roba. Davvero, davvero tanta roba. Non è che il martello è quello del clown? E quindi dobbiamo sconfiggere il clown. In effetti ha senso. Grazie all'aiuto della tipa. Perché lei infatti diceva io lo posso indebolire, qualcosa del genere, ci aveva scritto. E se ci pensi non abbiamo più incrociato. Occhio, perché se potete una... No, il martello ce l'ha. Non è che gli posso dare uno schiaffo? No, perché sei andato così vicino, Steph. Dovevo scoprirlo, dovevo togliermi il dubbio. Non so allora come si fa. Abbiamo una vita, ora dobbiamo stare molto attenti. Ecco cosa c'era sfuggito, ecco qua. Allora raga, vado di fretta perché l'ho visto che sta lì dietro. Non so come abbiamo fatto a nome della chiave. Aggiungetela tra le liste delle cose che non abbiamo visto durante questo io gioco. Io voglio rivedere la clip per capire come ho fatto. No, io voglio leggere i vostri commenti con la nostra lista delle cose che non abbiamo notato durante la nostra avventura dentro questo e gioco. E mi fa ridere che Ferri aveva detto Stefano è colpa tua che hai sempre il telefono molto basso di lumetta. Stefano, ascolta, oggi c'è la palla. Ragazzi, lui sta giocando così, ok? Io sono così, cercando di vedere. Se adesso giocassi così, Stefano, tu cosa vedresti? Tu cosa vedresti? Non vedresti nulla. Comunque, Steph, non ci dobbiamo distrarre, su che alla fine. Infatti, se schiatto, it's the end. Appunto. È l'ultimo giorno ed è anche la fine del gioco. Martello quindi. Contro martello, Ma tu non lo puoi colpire. Shh, via. Era lì dietro. Mi ha fatto male. Qua era perfettamente dove lui. Guarda. Esatto. Io l'ho incrociato qui. E infatti, era qui. Infatti. Boom! Leva. Ah, pensavo fosse una katana. Ho detto wow, dobbiamo andare a combattere adesso. Ok. Ragiona, cosa si... Ho paura. Ma cosa ci serve? Ragiona. Secondo me devo aprire la porta dello scantinato. Ok, sì, ha senso. Bene. Però no, diceva la chiave. Ah no, però in effetti potrebbe essere una aspetta. Leva. Aspetta. Devo capire se mi prende malamente. No. Cosa manca, scusami? Non ho idea, Steph. Ah, ok, dobbiamo aprire questa roba? Ottimo. Perfetto. Ciao, signore! Le forbici. Le manette. Meno male che c'è Steph. Meno male, io l'avrei ora ci regalerà l'altra chiave. Ho pieno di gente sto posto. Io non avrei salvato nessuno, me ne sarei corsa. Ah, mi sono dimenticato. C'è una pistola all'interno della cassaforte al secondo piano. Questo è il codice per aprirla. Non abbiamo mai visto una cassaforte. No. No,
dai, ti prego, vai tu. Ascolta. Vai tu, perché ci dobbiamo andare noi? No! No, se entra qui siamo fregati. Hai fatto la spia. Sei un maledetto! Stai facendo un casino! 06 come, come si può leggere? Ma siamo matti? Non lo so. Vabbè, fa la lente di ingrandimento. Bene, ma dov'è? Cerchiamo la cassaforte del secondo piano. Ma non c'era. Steph, sarà sempre anche questa tra la lista delle cose che non abbiamo notato. Non lo so. No, no, no. Questa non può essere. Ecco, questo è il posto dove volevo tornare. Che poi abbiamo visto il video con loro che guardavano, ma poi loro qua non ci sono. Cioè, sono già andati via. Secondo me è qui comunque, Steph. Ci rimane solo sta stanza. Dipinto. Devo usare qualcosa per farlo cadere. Cosa abbiamo? Forbici. Andava bene anche quello, perfetto. Ok. Devi mettere il codice, Steph. Penso che proprio devi inserire la card. Dove? Lì. Ecco, hai visto? Proiettili, pistola, chiave. Perfetto. Ah, questo ti ricarica i colpi? Penso proprio di sì, sì. Fammi vedere. Ma sì. Chi è quello nella foto? Pagliaccio! Abbiamo capito che a IT piacciono gli attori coreani, no? Anche noi seguiamo un sacco di drama coreani, quindi ci va bene, ci va bene. Abbiamo gli stessi gusti, IT, va benissimo. Allora, qui la storia cambia. Qui le cose... Io però, Steph, andrei dritto al seminterrato, non andrei a sfidare. Cioè, se lo vediamo, ok. Però andiamo nel seminterrato e no. Scappiamo. No. Ci sotterriamo e scappiamo. Steph, perdi tutto. Aspetta. Dai, ti prego. Una buona idea. Psst. Passa qui. Psst, psst. È da qui? Cos'è? Ti fai grande solo quando sei armato tu? È scomparso? Che ansia ho. Direi. Gli angoli sono il momento peggiore. Piano. Secondo me si risveglia. Dici? Sì. Io gli prenderei il martello, te lo no, giuro. No, meglio non avvicinarci. Allora, andiamo dritti nel seminterrato e spero che così abbiamo finito e che la volta buona. Scusate, cioè, se doveva essere una scena d'effetto, ma mi ha fatto ridere come si è accasciato. Faceva un po' ridere, scusate. Però. Fine. Poi, cioè, di solito ti aspetti sai nei film horror che ogni volta gli spari 100 colpi e stanno ancora in piedi, invece lui sembrava un palloncino che si è sgonfiato. Abbiamo finito. Vai al capitolo 2. Cosa vuol dire vai al capitolo 2? Siamo scappati, Steph, non c'è un capitolo 2? Perfetto. Finish. Bravi. Sta davanti cosa, non abbiamo notato un sacco di cose, accidenti. Però ce l'abbiamo vabbè, fatta. Vabbè, ma sono questi giochi, sempre che ti intrippano, è normale, già. Steph. Gioco completato, speriamo che vi sia piaciuto. Qua sotto compaiono ovviamente altri video, iscrivetevi al canale, campanellino, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.